Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa di martedì 6 giugno 2023. Benvenuti da Marcello Migliosi, Umbria Journal TV e il nostro canale televisivo Il Messaggero. Lavoro agile solo per i fragili. Governo pronto alla proroga fino a dicembre. Il nodo dei costi per coprire gli insegnanti. L'intervista Zangherillo, pubblica amministrazione, pandemia finita. Inutile confermarlo per genitori under 14. Poi la partita delle pensioni che guarda al futuro. Sopra Roma, ora mercato in salita, dramma a Abraham, ginocchio in frantumi, sarà fuori per 9 mesi se poi recupererà. Guardate, Belgorod, la controffensiva di Kiev, ancora azioni, missione del Cardinal Zuppi in Ucraina per conto del Papa. Sisma di Amatrice, l'ospedale non c'è, lavori in ritardo. Ok, cambiamo giornale, prendiamo Domani, veloce, Meloni vuole mani libere sul PNRR, le toghe, indipendenza a rischio, lo strappo con la Corte dei Conti arriva in aula. Con il voto sugli emendamenti che limitano i controlli sul PNRR, le toghe in assemblea annunciano iniziative a difesa dell'indipendenza e diffidano del tavolo governativo. Nadia Urbinati, il motto della leader, la premier non sa come si onora il patriottismo. E qui eccola qua la premier con il ministro Fitto. La vera storia del Metropol, ancora la vicenda della Russia e della Lega. La Lega prova a cancellare le mitologie incapacitanti di un paese che non si ama. La scrittura di Céline è un dono eccelso al servizio del nulla. Avvenire, giornale della conferenza episcopale italiana, primo passo a Kiev, appunto c'è il presidente Zuppi che è presidente della conferenza episcopale italiana, l'inviato del Papa. Qui no del mondo femminista alla surrogata, bene la legge, poi PNRR, fiducia in campo, critiche dai magistrati. Qui c'è Giorgetti, tassa sugli extra profitti, Giorgetti salva le banche, non avevamo dubbi. Libero dice, dopo la batosta elettorale mossa della disperazione, la sinistra nel pallone come sempre si affida a magistrati e sindacati che attaccano il governo, minacciano scioperi, l'opposizione sono loro, Giorgia deriva autoritaria sul PNRR, ho prorogato le norme di Draghi, eccola qui Emanuele Filiberto abdica, ecco Vittoria di Savoia, nuova regina, vabbè, per dire, d'Italia. I progressisti bocciati in storia, quanti strafalcioni, la natura sa difendersi anche da sola, Vittorio Feltri. È incominciata la resa dei conti con la Cina, via della seta. Con i tutor, la scuola a misura di allievo, docenti con Val di Tara. Possiamo vedere soltanto omicidio, l'appunto di Filippo Facci. Ancora fa riferimento a quel signore che aveva reagito al ladro. Leggo. In classe il docente tutor, l'insegnamento personalizzato hanno aderito tutti gli istituti, debutto a settembre, nuova scuola, l'iniziativa del ministro Val di Tara, già 52.000 prof candidati. Nel Tototracce domina l'intelligenza artificiale, esami di maturità, BTP, valore da record, il nuovo titolo di Stato, ritorno a dire che l'intelligenza artificiale usata bene sarà una grande svolta per l'umanità, usata male no. Il teatro de Rode, il Sistina va in tour, benvenuto Chapiteau via Milano, no alla mia arca per unire i popoli attraverso la musica, poi ancora disabile prigioniera interviene il municipio, siamo il caso di San Basilio. E qui incendio, il giallo delle uscite è bloccate nell'Aniene, ricordate a Roma che rogo. Il Dubbio, giornale del Consiglio Nazionale Forense, i primi disegni di legge di Nordio a Palazzo Chigi, ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, pronta a scioperare, domani il governo potrebbe esaminare i testi, è su abuso ufficio, misure cautelari e ascolti. Sopra la testata, torture, confessioni coatte, il Qatar Gate e la fine del diritto. Ricordate questa signora? Andiamo avanti, rotto il rapporto fiduciario, l'avvocato di Impagnatello Tiello rinuncia al mandato, Meloni in ansia sul nuovo PNRR, spazio all'energia ma l'Unione Europea nicchia Impagnatello, no, che ha ucciso la propria compagna incinta al settimo mese. Io magistrato dico un femminicidio come quello di Giulia spinge a fidarsi solo del carcere. Nicola Canestrini, ma io penalista replico, chi indossa la toga non alimenti l'emotività giustizialista. Punti di vista. Grazie a Berlusconi, un grande centrodestra anche in Europa, parla Barelli. E qui vediamo Consiglio Nazionale Forense Sanzioni anche disciplinari per il legale che fa assegni a vuoto. Beh, Melillo in politica, illazioni, ma per altri la DNA è diventata un trampolino. Avanti.
Zuppi, da sacerdote di periferia, esperto del Papa per cercare la pace in Ucraina. Speriamo, in bocca al lupo. Oh, scusate, il Sole 24. Sole 24 mette qui la realtà aumentata, Apple il visore per vivere la realtà virtuale nel mondo reale. Anche questo sarà un aiuto. BTP Valore, debutto da record, un sacco di sottoscrizioni. Ucraina, Kiev, parte la missione del Cardinal Zuppi, poi tappa Mosca. Cina e USA, dialogo prosegua. Superpotenze. Poi, fra i tre contendenti, nessuno gode, corte dei conti e politiche. Macron lancia il piano di aiuti per la Gigafactory, per le Gigafactory, Francia polo delle batterie. Poi Gentiloni, l'Italia sbaglia, PNRR, occasione unica. Non una medicina amara, ricordiamo che parte di quei soldi poi dovranno essere restituiti. Giorgetti, Bay, Franco è il candidato più solido per le nomine che sono ancora in corso. Cambiamo giornale, il Fatto Quotidiano, eccolo qua, la fotonotizia, fregati gli alluvionati, i 2 miliardi sono 1,6, 30% in meno, decreto svela la bugia del governo Meloni. Poi propaganda e fatti, il 23 maggio la Premier prometteva fondi record, ora si scopre che sono 620 milioni in meno e che altri sono stati sottratti al reddito di cittadinanza. Altri 2 disastri del governo, PNRR, giustizia su 11.000 assunti, 2.200 in fuga, procura, Unione Europea, le toghe italiane, indipendenza a rischio. Non è certo filo governativo il fatto di Marco Travaglio. Riecco le province, 2025 milioni buttati all'anno per 3.000 posti. Disegno di legge costituzionale della Lega col sì di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sopra la testata, Lazio, il presidente Rocca dà e poi revoca il patrocinio al Gay Pride. Mi pare ci sarà questo fine settimana. Su pressione dei pro-life con la scusa della maternità surrogata che oramai si porta su tutto. Zuppi a Kiev, poi a Mosca e ora Putin non chiude. Avanti. La denuncia del New York Times, i simboli nazisti imbarazzanti sui soldati ucraini, manifestazioni 17 Conte con Grillo e Tridico, sponda CGL sulla guerra, le balle di Renzi, ma sì, ma la CGL dove era prima? Le balle di Renzi sull'aereo pagato, 26 volte il valore colpa di Toninelli. Lolito ha salvato la Salernitana con i fondi della Lazio, caso plus Valenza. La cattiveria stamattina qual è? Per far colpo sulle donne, Impagnatiello diceva sempre: un giorno scriverò sul Riformista o sull'Unità di Sansonetti. Ma per piacere. Giallo Impagnatiello, la cenere la notò la vicina delle scale e non la mamma. Avanti La Stampa di Torino. Ecco qui, guardate un po', vittima dello stesso incidente, padre e figlio. Il figlio muore e il padre, che è in attesa di essere operato, va al funerale accompagnato in barella perché, come vedete, è tutto ingessato. Mamma mia, cioè, incredibile, la pietà del lavoro. Contro i femminicidi non c'è il colore politico. Così si stravolge la democrazia, dove sul PNRR la legalità è a rischio. Vediamo, insomma. Zuppi cerca la pace oggi, incontra Zelensky, ma non vedrà Putin, controffensiva di Kiev. Se neanche l'atomica è più un deterrente. Sì, no, si gioca nelle chat di Alea e Giulia. Tutta la banalità del male. Noah, io israeliana con le donne iraniane. Ancora vediamo il Riformista, eccolo qua, di Matteo Renzi, Giorgia e il suo migliore amico, eccolo qua, poi forza Don Matteo. Don Matteo, rifiuti, Zuppi ovviamente, rifiuti capitali quartieri come Raggi, di nuovo emergenza a Roma, tenere il canone Rai bolletta, le ragioni del sì e del no, Firenze non solo multe, tutti i guai di Dario Nardella. Questo è il Riformista di Renzi. Avevamo da qualche parte anche l'unità, eccola qua, di Piero Sansonetti. Zuppi, la voce del deserto e il suo desperato viaggio a Kiev, boicottato dai signori della guerra. Sì, però Piero, no, quando c'era da puntare i piedi non ha puntato nessuno. Altro che Mattei, qui si è scritto la denuncia di Oxfam. Non sparate su Elly, dice Michele Prospero, Elly Schlein, quei giovanotti del manifesto che non hanno mai letto Rossanda.
Beh, può darsi, è vero. E Italia Oggi, fisco, la gentilezza paga, avanti. Il Giornale, il toghe si fanno la guerra, controlli e PNRR, l'ANM attacca Meloni e vuole lo sciopero, contrari i magistrati più moderati, le riforme sono legittime e anche i giudici contabili si spaccano. Sulle TV russe va in onda il caos, l'offensiva di Kiev spaventa Mosca. Che vi devo dire? Le ONG disobbedienti, vedete, adesso si appellano a Berlino, l'Italia revochi, fermi le multe. Sulla questione della guerra, la propaganda non ci racconta mai le cose come stanno, purtroppo. La Nazione, controlli PNRR, Meloni io come Draghi, la missione di pace del capo dei vescovi inviato del Papa Zuppi a Kiev, l'incognita Cremlino. Accuse a Fiorello, troppo rumore, i residenti di Via Asiago, l'avvocato scarica il killer di Giulia, liste d'attesa, tempi biblici. E va bene, questa era la Nazione di Firenze. Il Manifesto, Roma Pride, la regione via il patrocinio, e ci vorrebbe un miracolo, sì, per bloccare la guerra, dice il Papa, visto di spalle. Il Tempo, ecco il nuovo PRR, governo al lavoro, ritardi e difficoltà dei progetti previsti nel piano. L'esecutivo rivede 120 impegni. Gay Pride a favore dell'utero in affitto e Rocca toglie il patrocinio, dice. Ma sto termine patrocinio non ve sa troppo de famiglia tradizionale. Le mani di Elkan sulla sanità laziale. Vediamo, avanti, avanti. Ok, possiamo andare al Manifesto, l'abbiamo visto. Ok, possiamo allora andare ai locali. Locali, cominciamo con il che cosa? Cominciamo con il Messaggero di Italo Carmignani, eccolo qua. Quintana, 5 denunce per la rissa alle prove. Cioè, Foligno, ci vanno pesanti, eh? Foligno, ma scusate, ma si accende tutto. Comunque, eccolo qua, denunciati per la rissa alle prove. Ci sono 3 feriti. Betona la killer, incastrata da una frase. Terni, Toano invaso da fango, ruspe per liberare la strada. E poi piccoli prestiti per disperazione. Le famiglie qui a Fabio Nucci, le famiglie umbre si affidano alle rate per coprire spese e ripianare i vecchi debiti. I carabinieri, ieri, l'annuale. Terni partecipate, il sindaco si dura Stellati di Terni Reti. Comincia. Mamma evade dai domiciliari per stare col figlio, non punibile. Sbagliano destinatario, multa azzerata, guardate. Cioè, vabbè, questa è una foto d'archivio, ma Perugia, piccola odissea di un automobilista, l'hanno massacrato. Incredibile, cioè, non si può vedere una roba del genere. Ecco, adesso vorrei cercare, sempre se la ritrovo, eccola qua che l'ho trovata, la Nazione di Pierpaolo Ciuffi, Nazione Umbria. Quintana, rissa alle prove, 5 denunce, poi tenta il suicidio, viene salvata da un agente, ucciso dalla compagna, da subito i due fratelli hanno temuto il dramma. Alessandra Galea oggi davanti al GIP, droga, violenza, guardia e violenze, guardia alta dei carabinieri, guardate che bella fotografia quella di Crocchioni, celebrati in Perugia eterni 209 anni della fondazione dell'arma. Poi svuotano il conto di un'anziana badante e figlia, finiscono nei guai. 1,5 milioni per la Pineta e il bosco didattico, zona dei ponti, aziende umbre con più occupati e maggiori spazi, la crescita c'è, la CNA. A Perugia 1416, lo strappo della professoressa che se ne va, la delegata dell'UniPG, insomma, passa con rosso, ma alla fine non paga multe, ci credo, ti fa era lui. Ok, andiamo a prendere il Corriere dell'Umbria di Sergio Casagrande, Antonini, Alessandro, bere birra costa 450 euro, multata per aver consumato in pubblico il contenuto di una lattina violando la nuova ordinanza comunale. L'uomo ucciso era terrorizzato, Bettona. E poi i carabinieri, 209 anni di storia. C'è la foto di Giancarlo Belfiore, suppongo suo figlio è un mostro, è la televisione. Guido Barlozzetti, un punto di domanda, una riflessione su quello che è stato detto. La termitudine oramai è un inno. Prima riunione di giunta per Bandecchi, danni al torrente sondato contenuti dai lavori del 2019 fratta Tudina. I VIP in redazione per il filo diretto al Corriere dell'Umbria. Rissa al campo degli giochi, 3 feriti e 5 denunce. Badante fa shopping con la carta dell'anziana. Tre Valli, approvato il progetto definitivo, e Bandecchi il provocatore, una riflessione di Luca Mercadini, che è esperto di cose sportive, ma Bandecchi ci sta. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Buona giornata da Umbria Giornal TV, da Marcello Migliosi e dal nostro canale televisivo. Ciao!